Oggi ti faccio vedere la lavorazione di questo meraviglioso disco fibrato Cubitron 2 982C. È molto importante, quando vai a utilizzare questo disco, su materiali ferrosi. Questo è dedicato specialmente per la lavorazione del ferro e non su acciaio. Vi spiegherò prossimamente perché. Importante, fase 1, disco legato al suo platorello. È importante che con questo disco tu utilizzi il suo platorello, perché è un dissipatore di calore. E oltretutto, anche con il tempo lavorando, nonostante lavorazioni gravose, non si scalda mai. Quindi ti permette di fare le lavorazioni in piano perfettamente perpendicolari. 2. Importante che questo disco venga utilizzato con una macchinetta potente. Qual è la potenza minima della macchina che devo utilizzare? La potenza minima per utilizzare questo disco è almeno 1200 watt in su, altrimenti non si ravviva il granulo e non hai le prestazioni desiderate. Ora ti dimostro come funziona questo disco. Presta attenzione alla dimostrazione applicativa che ti vado a fare. Importante, cerca di memorizzare il rumore che fa questo disco. Dopo ti spiego il perché. Come vedi, non serve spingere quando vai a lavorare. Il disco lavora da solo, devi solo appoggiare e lavorare avanti e indietro. Importante, parti sempre così a tirare indietro. Poi ti puoi muovere avanti e indietro, ma senza andare a spingere in avanti. Sempre se devi spingere di più a venire verso l'esterno. L'interno, scusa. Come vedi, in un attimo io ti ho sportato il cordone di saldatura e ho lasciato la superficie perfettamente piana e il disco sembra quasi che non abbia lavorato. Questo è molto importante. Hai visto che non c'è fumo, non c'è polvere, ma questo prodotto fa trucciolo, quindi anche nell'aria non hai particelle che continuano a volare e che sono poi fastidio anche per la respirazione. Adesso ti vado a rifinire questa smerigliatura sempre con la grana 36, ma solo migliorando il movimento della macchinetta. Guarda che finitura che hai, praticamente quasi pronto alla verniciatura, se deve essere verniciato, solo indietreggiando piano piano con la smerigliatrice per far sì che ti vada ad asportare quelli che sono i segni profondi. Con questo disco puoi fare veramente quello che vuoi. Per farti capire la potenza di questo disco, guarda su questo pezzo di ferro. Se io dovessi andare a fare una cianfrenatura o andare a fare un angolo a 45 gradi per poi poterlo saldare, posso sempre utilizzare questo disco invece del disco rigido, ma ti faccio anche vedere la potenza di asportazione di questo disco. Guarda attentamente. Guarda che potenza, questo è il 982C Cubitron 2, grana 36. Un'altra cosa ti voglio far notare, guarda, vedi, fa il trucciolo, non fa polvere, quindi tutto materiale che rimane a terra e che tu ti puoi pulire come quando vuoi, non ce l'hai nell'aria. Ti ricordi quando prima ti ho detto memorizza il rumore del 982C? Bene, perché la differenza di utilizzare un disco fibrato anziché un disco rigido nell'asportazione in piano della saldatura o nella cianfrenatura? Perché senti la differenza di rumore,
se non riesci a percepirla questa prova, falla presso la tua attività, è molto importante. La differenza fra il fibrato e il rigido è molto più rumoroso e ti trasmette molto più vibrazioni alla mano e non riesci a tirare perfettamente in piano come invece fai con questo disco meraviglioso. Hai sentito? Sembra anche quasi un pochettino più lento nell'asportazione. Certo, può essere utilizzato, ma in lavorazioni più complicate. Condividi questo video con amici e colleghi. Potrebbe essere interessante anche per loro.